Allora, bentornato a Mario Borghezio. Allora, ma onorevole Borghezio, cosa propone sulla vicenda Tavecchio, eccetera, in breve? Io credo che dopo la dura condanna data dalla Federazione Internazionale con la sospensione al Presidente Tavecchio, credo che per coerenza questa Federazione Internazionale del Calcio debba dimostrare la propria solidarietà antirazzista alle popolazioni dell'Africa organizzando immediatamente delle partite di sostegno. E che qui invece mi sembra che si vada in senso contrario, vogliano addirittura sospendere le partite in Africa nei paesi a rischio, ma mica devono andare a fare le partite negli ospedali, devono andare ovviamente negli stadi, è una buona occasione per dimostrare la solidarietà antirazzista a queste popolazioni andando a fare le partite programmate senza tirarsi indietro, perché è facile tirare e stigmatizzare Tavecchio per una battuta e poi nascondersi dietro il dito e dimostrare con il lì che si ha paura di andare in Africa quando c'è un pericolo reale e ci sarebbe bisogno della solidarietà di tutto il mondo con queste popolazioni colpite dall'Ebola. Ma quindi chi ci Quindi manderebbe? Blatter, chi ci manderebbe? io ci manderei il Presidente, io penso che sia doveroso che il Presidente internazionale della Federazione Gioco Calcio ci vada, magari accompagnato dai suoi più stretti collaboratori. Quelli che hanno condannato Tavecchio diano il buon esempio di antirazzismo solidale, partano subito dalla Nigeria, dalla Liberia, per i paesi africani dove c'è l'Ebola e dove Però, sicuramente. scusi, onorevole, se vanno lì poi rischiano di infettarsi, abbia pazienza. No, ma naturalmente non devono andare negli ospedali, nei luoghi di contagio, devono andare a partecipare, presenziare alle partite con coraggio come fanno migliaia di missionari, come fanno il Vabbè, ma personale il delle rischio. compagnie Vabbè, ma un rischio c'è, scusi, un aeree. rischio C'è c'è. un rischio, ma è nei momenti di difficoltà che si dimostra la solidarietà con queste popolazioni, mica solo condannando il razzismo verbale Cioè, di lei qualche dice, battuta. se veramente c'è questa solidarietà, io mi La si assumo. dimostra nei fatti quando queste popolazioni hanno bisogno della nostra Quindi anche un solidarietà. eventuale, ovviamente lei non se lo augura, però un eventuale contagio può essere prova di solidarietà, giusto? Ma io credo che bisogna prendersi dei rischi per essere coerenti. Quando si prendono delle posizioni così ferme sulla solidarietà e l'antirazzismo, poi bisogna essere coerenti. Mi ricordano molto certi esponenti della nostra politica che sono molto solidali, ma in casa loro non ne accolgono nessuno, né dei migranti o dei perseguitati del terzo mondo. E questo solidarismo antirazzista a basso costo fa ormai venire voglia di vomitare. Senta, la Boldrini ce la manderebbe? Ma io penso che sarà già partita perché è un personaggio che si è sempre speso così solidalmente quando era stipendiata dall'ONU per assistere le popolazioni del terzo mondo, penso che sia già partita. Io non sono al corrente dei suoi movimenti, penso che sia già in mezzo ai malati dell'Ebola. In mezzo. Senta, ma se la Boldrini si dovesse contagiare, lei sarebbe solidale però con la Boldrini in quel Ma caso? certamente, se la Boldrini dovesse correre questo rischio sarei pronto a ritirare tutte le battutacce che ho fatto, ma credo di non correre questo rischio perché siamo di fronte a una classe politica ipocrita, a una casta ipocrita, all'antirazzismo ipocrita di quelli che a casa loro non ne hanno mai accolto nemmeno uno. Figuriamoci se vanno a correre dei rischi in Ma Africa. la onorevole Presidente Boldrini andrà, secondo lei, quindi non andrà? Ma io ironicamente davo per scontato che fosse già partita, che sia già partita, ma evidentemente avremo la prova ulteriore che si guarda bene da andare nei luoghi di pericolo, in cui c'è tanto bisogno e in cui ci sono migliaia di persone, missionari non solo cattolici, non solo religiosi, ma anche laici. C'è tutto un mondo di vera solidarietà, ma non è gente che fa carriera politica con la solidarietà, è gente che va a proporre e oggi vediamo anche il caso dell'infermiera spagnola, eccetera. Questi sono gli eroi del nostro tempo, non le facce di merda dell'ipocrisia antirazzista che si imbanca a condannare una battuta verbale di nessuna importanza. Tipo la stessa Boldrini, giusto? Tipo, certo, questi sono uni dell'antirazzismo di facciata, queste carriere costruite
costruite su queste basi, su questa ideologia terzomondista di basso costo, che non hanno mai rischiato di persona nulla, figuriamoci se vanno a curare o anche soltanto a visitare i malati di Ebola. Non c'è pericolo, non corriamo questo rischio. Va bene, Mario Borghezio, la ringraziamo e buon lavoro.